fuoco. Come potete vedere, qui dietro c'è una marea di attrezzatura da soft air ed è stata messa qui perché oggi parleremo di tutto quello che vi serve per cominciare a giocare a soft air. Sarà quindi un video per chi di voi si è appena cominciato a interessare di questo incredibile sport e per chi appunto vuole capire cosa deve prendere, cosa serve, cosa non serve, quali sono le cose prioritarie, cosa no. Andrò molto veloce, quindi sarà un video bello scoppiettante, non starò qui a dilungarmi, a sciorinare liste di motivi per cui una cosa funziona e non funziona. Spero che siate pronti, andatevi a prendere un succhino, delle patatine, qualcosa da gustarvi e passiamo questo incredibile sabato a capire cosa serve per cominciare a giocare soft air. Ma prima, sigla. Petto enorme oggi. Parto col dire che partirò elencandovi le cose essenziali per cominciare a giocare e ci aggiungerò dietro ovviamente tutto quello invece che vi può servire ma è secondario, quindi partendo dalle cose essenziali ci muoveremo verso quelle già relativamente più secondarie. Badate bene che questo elenco gigantesco di cose però prenderà in considerazione esclusivamente cose essenziali, non ci saranno quindi granate, armi secondarie come la pistola, fondine per la pistola, mimetiche e tutte queste cose. Parleremo esclusivamente della roba essenziale, parola del giorno essenziale, l'ho detto 16 volte. Cominciamo quindi con il primo oggetto. Sorpresa sorpresa, non è il fucile ma sono gli occhiali. Gli occhiali protettivi. Tada! Metto quelli da solo, sono più figo. Yeah. Occhiali protettivi. Perché gli occhiali protettivi e non il fucile? Per un semplice motivo: se prendete il fucile non potete non prendere gli occhiali protettivi, ma se prendete gli occhiali protettivi potete non prendere il fucile. In poche parole, visto che fucili da soft air sono sì giocattoli, se così li vogliamo definire, ma possono ferire le persone e soprattutto chi li sta utilizzando, morale della storia, prendete gli occhiali protettivi. Gli occhiali protettivi sono essenziali. Questo in particolare è il modello economico della serie di Univet, tra l'altro ditta italiana che abbiamo già recensito in passato. Viene poco meno di 15 euro. È presente in tre modelli: questo trasparente, quest'altro fuoco, 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 fuoco. Grazie. Quest'altro invece un pochino più opaco e questi invece neri che ovviamente bloccano più luce. Ce n'è anche un quarto che è quello zero noise, ovvero quello fatto completamente giallo che serve per le situazioni di luce ambigua, ma diciamo che i modelli principali sono questi. Consiglio fortemente l'utilizzo di questi occhiali non solo perché costano poco ma perché hanno un rapporto qualità-prezzo ottimo. Sono antigraffio, si appannano molto difficilmente, sono comodi, leggeri, sottili, pesano poco. Insomma, sono perfetti per iniziare. Passiamo adesso al secondo item necessario per cominciare a giocare a soft air, ovvero il fucile, ovviamente. Non mi dilungherò troppo su il fucile per cominciare perché ce ne sono di 800 marchi diversi. Io qui in mano ho un Ghost Evolution 2022S. Come già detto, se dovete incominciare, questo è una delle marche migliori, parlo di Evolution, e questo è il modello invece migliore a mio parere, perché il Ghost Evolution S non solo ha tutti i vantaggi dei Ghost 2022, quindi centralina, ROF, funziona veramente. Funziona veramente molto bene, ha un buon ROF, è reattivo, grilletto elettronico, bla 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 bla, ma soprattutto ha un rapporto qualità-prezzo ottimo, sia perché i materiali esterni sono molto validi, sia perché gli interni, come già detto, funzionano veramente molto bene. Quindi se dovete cominciare, io prenderei un Ghost Evolution 2022S, segnatevelo, scrivetelo da qualche parte, fateci meme, mandatemi questa clip video così che possa mandarla a tutti quelli che mi chiedono che fucile utilizzare per cominciare. Nel caso questo sia un pochino troppo costoso, neanche da dire, trovate tutti i link in descrizione ovviamente, c'è una vasta gamma di fucili che costano un centinaio di euro in meno in descrizione, che vi linkerò, sempre di Evolution, che hanno degli interni, degli esterni un pochino più tirati via, ma che sono comunque ottimi per cominciare, in quanto tra le marche che consigliamo c'è Evolution, lo farò apparire gigantesco a schermo. Evolution è una delle migliori marche, non chiedetemi se è buono il CM16 Rider della G&G, perché giuro su Dio... per i meme. Noi consigliamo ovviamente Evolution, è prodotta in Italia, funzionano bene, costano poco e si possono modificare in seguito per renderli un pochino più reattivi, un pochino più funzionali. Quindi Evolution Ghost S2022 o Evolution Carbon Tech Soap Mod, ve li metto tutti in descrizione. Terzo, quarto e quinto posto della lista vanno di pari passo, perché sono delle cose, degli items che si devono comprare per forza insieme al fucile se uno lo vuole usare, ovvero pallini, batteria e caricabatteria. In ordine, batteria, caricabatteria e pallini, se proprio lo dovessimo dire così.
Ovviamente batterie e carica batteria sono essenziali per poter usare il fucile, in quanto tutti i fucili, per cominciare, tendenzialmente sono elettrici, a meno che non vogliate andare con un cecchino, ma ve lo sconsiglio fortemente. Noi consigliamo ovviamente le batterie Evolution, tendiamo a trattare queste anche per fucili che non sono Evolution, funzionano veramente molto bene, io personalmente sono rimasto molto contento, senza parlare del fatto che le producono in tutti i formati dello spettro possibile, quindi che prendiate una K, che prendiate un Ghost 2022 Evolution S, miglior fucile per cominciare, o un VFC, queste qua ci stanno perfettamente dentro, sono di ottima qualità, tendono a non gonfiarsi più di tanto, a non perdere carica, soprattutto se le caricate come si deve. E poi dopo il caricatore, io adesso vi sto facendo vedere questo che è un V3, ce ne sono di tanti tipi, personalmente noi preferiamo questi, sono molto validi ed è molto semplice utilizzarli, vi basta andare ad aprire la scatola, troverete dentro il trasformatorino e poi dopo ovviamente il cavetto da attaccarci, ci connettete la batteria, controllate che il caricatore sia su lipo e non l'IFE per esempio, perché queste batterie qua sono quel tipo lì, le tenete caricate. Molto importante, lo dico sempre quando viene della gente a comprare i fucili, per quanto riguarda le batterie dovete tenerle cariche, perché se per esempio una 7.4 viene utilizzata fino allo sfinimento e scende sotto un livello minimo di carica, quella batteria lì è persa per sempre, non la si può più ricaricare, perché tutte delle balle delle batterie lipo, ok? Quindi mi raccomando, tenetele caricate, non lasciatele dentro il fucile, togliete l'op-up dal fucile, non lasciatelo op-up attivo, eccetera eccetera eccetera. Tutto quello che riguarda acquisto del fucile, gestione dell'attrezzatura che comprerete uscirà nel video di settimana prossima, quindi qui vi elenco semplicemente le cose da prendere. Video della settimana prossima vi spiegherò cosa fare con tutta l'attrezzatura che avete appena comprato. Alright? Perfetto, così vi voglio. Ultimo topic di questo trittico: i pallini. C'è una continua richiesta, una continua cascata di domande sui pallini. Che pallini devo usare? Allora, ragazzi, per quanto riguarda i pallini ve la faccio molto semplice. I pallini sono tutti da 6 mm, che vuol dire che il diametro del pallino è 6 mm, tutte le canne da soft air sono da 6 mm. Alcune sono da 6.06, alcune sono da 6.05, 6.04, 6.03, 6.02, 6.01. Da 0.3 a 0.1 sono canne di precisione, di cui parleremo settimana prossima. Per quanto riguarda quindi i pallini, il diametro è sempre 6 mm. Quello che cambia è il peso. Pallini da 0,20, 0,21, 0,22 fino a 0,23 vanno bene per le pistole perché pesano poco. Personalmente io sulle pistole metto solamente gli 0,20 perché così li tirano super bene, perché ovviamente il sistema op-up delle pistole è un pochino più piccolo, quindi serve un pallino ovviamente meno pesante perché le pistole hanno relativamente meno potenza. Per i fucili elettrici invece consigliamo pallini da 0,23 fino a 0,28, non di più. Questa è la grammatura che si divide, quindi ricapitoliamo, appare qui 0,20 fino a 0,23, pistole, gaccio 2 non importa, 0,23, 0,28 indicativamente fucili, stiamo ovviamente parlando esclusivamente di fucili da beginner, quindi da uno che si è appena avvicinato, come il Ghost che vi ho appena citato. Chiaro? Per quanto riguarda la marca, ne ho parlato già 800 milioni di volte, noi consigliamo i G&G per partire. Incredibile, no al CM16, sì ai pallini Varsoia, no non è vero, ai pallini bio G&G. G&G si pone esattamente tra il peggio e il meglio, cioè la categoria in mezzo, per quello la consigliamo spesso. Se volete dei pallini molto molto economici, ci sono anche i Target, che ve li lascio linkati in descrizione. Se avete canne di precisione, non comprateli per nessun motivo. O G&G non bio, o Nimrod o Tippmann, che al momento purtroppo si fa fatica a trovare. Chiaro? Pallini. Quindi compro un fucile nuovo da soft air, è un Evolution, che pallini ci metto? Se il fucile elettrico, vi do un secondo per rispondere. 0,25 bio, non importa, 0,25 è la grammatura perfetta, quindi dovete andare con gli 0,25. Ora avete il vostro fucile e i vostri occhiali protettivi. Cosa manca? Molto importante: paradenti o maschera integrale. La metto dopo perché volendo uno può comprare gli occhiali protettivi, il fucile e allenarsi a sparare in giardino. Se però qualcuno, come immagino facciate quasi tutti, prende il fucile e vuole andare a giocare in campo, noi consigliamo l'utilizzo del paradenti o di una maschera retata integrale. Parliamo del paradenti, che è un pochino più semplice della maschera retata integrale. I pallini da soft air non sono pericolosi solamente per i nostri occhi, ma anche per i nostri denti e in generale quasi per tutto il nostro corpo. Nel senso che ovviamente venire colpiti da un pallino che esce da un fucile ha una potenza sotto il joule, ma già 0,90 joule, fa malino, non so, un bel pizzicottone, mettiamola così. E visto che i denti si spaccano se non state attenti, è opportuno mettere una maschera retata come questa. Questa tra l'altro è una delle opzioni migliori perché ha le guancette morbide, in modo tale che quando vi andate ad appoggiare al fucile e volete entrare in puntamento non avete
Adremo. Non avete qualcosa che vi ostruisce l'appoggio, riuscite a trovare le tacche di mira in maniera molto semplice. Quindi queste sono le nostre preferite. Ci sono in vari colori, ovviamente. Se avete un setup nero, prendete la nera. Se avete un setup tan, prendete la tan. Se avete un setup multicam, buon per voi, perché il multicam ormai non si trova più. Ma Red, quindi non è meglio prendere una maschera integrale? Molto spesso persone nuove che arrivano mi chiedono: cosa faccio? Prendo occhiali e maschera o prendo una maschera integrale, che mi costa di meno? Personalmente vi dico questo: la maschera integrale sembra conveniente ma non lo è. Nel senso che è sì completa, ci copre tutta la faccia e i denti, non abbiamo problemi di incastrare le due cose insieme, ma è molto ingombrante e limita la visibilità. Perché ovviamente guardare attraverso un occhiale trasparente rispetto che attraverso una retina, per quanto sottile, non è la stessa cosa. Inoltre vi dico che io personalmente preferisco avere un paradenti e gli occhiali, perché è più semplice, perché riuscite a vedere meglio, perché comunque in determinate situazioni potete anche togliervelo, magari se siete in un ambiente dove sapete che non vi sparate sui denti a vicenda. Poi più avanti magari farò un video dove vi parlo dei vari sistemi di paradenti che io ho provato nel corso degli anni, ma lo faremo più avanti. Quindi in generale preferisco occhiali e maschera, si spende qualcosina di più, ma si è sicuri e si è a posto. Ci sono vari video dove ne parliamo, proponiamo roba Univet, proponiamo altre cose, ripeto, questo è proprio per la roba basica, altrimenti dovrei recensirvi in mezzo al negozio. Settimo, ottavo, secondo di come vogliamo contare questo item: chest rig o plate carrier, ovvero comodità o serietà. Cosa ci servono plate carrier e chest rig? Semplicemente a trasportare le munizioni. Ovviamente quando andiamo a giocare non ci basterà mai un singolo caricatore, ma ce ne serviranno di più, ovviamente, anche a seconda di quando andiamo a sparare. Ecco che ci viene in aiuto quello che normalmente viene chiamato plate carrier, ovvero portapiastre, ovvero un giubbetto tattico che nella realtà all'interno porta piastre balistiche, che noi ovviamente abbiamo riempito e normalmente utilizziamo con piastre finte o gomma piuma per renderlo un pochino più leggero, e che grazie al sistema molle, di cui ho parlato infinite volte, ci permette di andare ad attaccare delle tasche sopra di esso e trasportare vari tipi di tasche e munizioni. Questo, come potete vedere, è l'Invader Gear QRB Reaper con sganci rapidi, quindi ve lo potete rimuovere in maniera semplice. Ha un pannello frontale che si può andare a rimuovere e può essere andato a sostituire, quindi ne comprate un altro, ce lo montate sopra e potete andarci a usare tutte le tasche che volete, cosa che personalmente trovo essere veramente molto fica, perché in un futuro, quando avrete magari più di un'arma, magari una mitraglietta e un fucile, potete andare a rimuovere il pannello e cambiare le tasche, perché ovviamente le mitragliette normalmente portano caricatori da 9 mm, quindi un pochino più stretti. Il fucile porta i 5,56 o i 7,62, simili ovviamente, non colpi veri. Questo è una delle opzioni più valide, è stato il mio tattico fino a qualche tempo fa. Io ormai sono passato a Templar Gear, quindi roba vera, ho speso un patrimonio ma ne valsa la pena. Se dovete cominciare, QRB Invader Gear è la migliore soluzione. Stessa cosa vale per le tasche, ci sono 200 miliardi di tipi di tasche. Se volete spendere poco andate con Invader Gear, altrimenti è uscito 2 settimane fa un video dove parliamo sia di tasche Templar che di Blue Gear, quindi lo trovate linkato in descrizione. La soluzione un pochino più economica a prendere un plate carrier del genere e dover comprare tasche a parte è andare direttamente con un chest rig. Il chest rig è molto conveniente sia perché normalmente costano poco, sia perché sono già equipaggiati con le tasche, anche perché altrimenti non sarebbe nulla se non un pannello molle con delle bretelle. Questo è una soluzione veramente molto economica, diciamo che è meno protettivo, protegge ovviamente meno, i colpi sul petto fanno abbastanza male, questo ovviamente protegge solamente la parte della pancia, perché poi qua sopra dove c'è il nostro petto non saremo coperti come col plate carrier, e ovviamente la schiena è completamente vuota perché c'è il sistema di bretelle. Devo dire però che è una soluzione economica, questi della Delta Tactics sono fatti abbastanza bene per quanto siano economici, hanno già il velcro all'interno con le tasche elasticizzate, quindi potete andare a mettere vari tipi di caricatore all'interno, poche balle, poche pretese. Se dovete partire e volete spendere poco, vi consiglio questi. In un futuro sappiate che passerete quasi sicuramente a un plate carrier per il CQB e a un chest rig per giocare in boschivo. La butto lì, ma ne parleremo, ripeto, settimana prossima. Bene, quindi abbiamo capito le cose essenziali che ci servono per andare a giocare. Come al solito non vi ho fatto vedere una singola cosa vendendovela come la cosa assoluta, perché non esistono delle risposte effettive. Dovete vedere voi che tipo di operatore siete e cercare di adattarla ai vostri. Come vi ho fatto vedere sia per le maschere che
gli occhiali, per i tattici, per il resto. Come detto, questa è la prima parte di un video più lungo che uscirà settimana prossima, dove invece andremo a parlare un pochino più nello specifico come utilizzare, come mantenere, quello che bisogna fare con questa attrezzatura nuova che abbiamo comprato. Quindi cosa fare e non fare con il fucile appena comprato, come mantenere bene le batterie, come montare le cose sul molle, che anche se ho fatto 200 video che ne parlano continuate a non, quindi faremo un bel video unico dove ne parliamo. Se volete vederlo, se vi piace, se non fosse così di impegno, vi chiederei di lasciare un mi piace qui sotto, condividere il video con i vostri amici e anche commentare, perché no, dicendoci magari se anche voi siete d'accordo con quello che ho detto quest'oggi. Detto ciò, io vi ricordo di passare dal nostro Instagram, sia mio che del negozio, ci sono entrambi, veniteci a seguire entrambi, perché pubblichiamo tanto contenuto sia stupido che molto intelligente, soprattutto se volete vedere le foto di questa incredibile roba che sarà già uscita sul profilo del Monopoli, quindi veniteci a seguire, che vi costa? Niente, un click. Vi ricordo di condividere il video con i vostri amici, perché ci aiuta a crescere e portarvi contenuti sempre più divertenti, sempre più nuovi, sempre più spettacolari. Qui da Red è effettivamente tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me questo sabato, noi ci vediamo settimana prossima con il continuo di questo video, e stay angry!